Oggi la Chiesa si fa celebrare questo evento particolare, unico, cioè l'annunciazione del Signore, perché il 25 marzo, diciamo perché, che è successo? È il 25 marzo, è perché sono 9 mesi esatti dalla nascita di Gesù, il 25 dicembre. Perciò la Chiesa ha fatto il conto, mica che sapeva che era quel giorno. Ha fatto il conto, 9 mesi, i 9 mesi di gestazione del bambino nel suo seno, e ha stabilito sta festa in questo giorno, 25 marzo. Questo è il motivo per cui facciamo questa festa, che poi non è manco una festa, è molto di più addirittura, perché è una solennità. Noi non la facciamo sta solennità. Facciamo una celebrazione del sacrificio di Cristo, come sempre. Dunque, questo era stato già annunciato nell'Antico Testamento dal profeta Isaia, quando chiese un segno dal Signore ad Agaz, che era il re di Israele. Per indicare che cosa avrebbe fatto Dio nel futuro. E Agaz risponde: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia s'arrabbia: ascoltate, casa di Davide. Non vi basta stancare la pazienza degli uomini, perché vogliate stancare anche quella del mio Dio? Il Signore stesso vi darà un segno. Perciò tanto tempo prima era stato indicato quello che sarebbe accaduto in quel giorno, cioè in questo giorno qua. Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine. Isaia non poteva sapere molto di più, non poteva dire Immacolata, sapeva che cosa è Immacolata, quindi dice Vergine, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, ma praticamente gli dice che la Vergine, rimanendo Vergine, concepirà e partorirà un figlio, quindi senza l'intervento dell'uomo, e questo che mette in evidenza questa parola vergine. E questo figlio che nascerà nel futuro sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Quindi questo è stato detto nell'Antico Testamento. Tanti anni, addirittura secoli prima che accadesse, ma nessuno aveva la percezione di che cosa sarebbe accaduto effettivamente. E infatti, a un certo punto, accade quando Maria è data in sposa, che sta a Nazareth, è data in sposa a Giuseppe. Quindi sono andate in sinagoga, hanno fatto il matrimonio. Come ho detto tante volte, non è la sposa che cercava lo sposo, era il padre della sposa che trovava lo sposo adatto per sua figlia. Quindi spesso le donne si sposavano una persona che manco conoscevano, che non aveva mai vista. Però il padre la conosceva e stimava che era l'uomo giusto per sua figlia. Quindi era andata in sinagoga, che sarebbe la chiesa, e lì si erano sposati. Quindi Maria era già sposata e stava con Giuseppe. Questo Giuseppe era addirittura un uomo della casa di Davide,
cioè della discendenza di Davide. E dobbiamo ricordarci che nell'Antico Testamento si annunziava che sarebbe stato re di Israele uno della casa di Davide. E infatti Giuseppe fa sì che Giuseppe, che è della casa di Davide, fa sì che anche il figlio di Maria, sua sposa, anche se non è figlio suo quello che avrà, ma quello lì è come se fosse figlio suo, perché dopo Giuseppe, come sapete, non la voleva manco più prendere. Dice, ma come, questa c'è un bambino, è sposa mia, ma sto bambino da dove è venuto? E allora l'angelo gli dice, prendi Maria, tua sposa, a casa tua, non la rifiutare. Perché? Perché tu sei il custode del bambino e della sposa. Quindi ha bisogno di qualcuno che la custodisse, primo. Secondo, sottinteso, doveva nascere nella casa di Davide, quindi nel paese di Davide. E infatti va a finire così, che quello dei Rivoli, quello che sta abita giù a Ponte Lugano, fa il censimento e ordina che tutti gli abitanti dessero il proprio nome nel paese dove erano nati, non dove abitavano. E allora Giuseppe andò nel paese suo, che è appunto Betlehem, dove Gesù va a nascere. Quindi tutti questi fatti si realizzano da soli. Non è la mente umana che cerca di realizzare queste cose, è Dio che lo fa. Quindi Gesù nasce, lui che abitava nel seno di sua madre, a Nazareth, a nord, è come se abitasse Lombardia e va a nascere in Calabria, è una cosa del genere, è così Gesù. Perché? Perché qualcuno, che è Ottaviano Augusto, ordina di fare il censimento dopo che ha vinto la guerra contro quel ribelle del generale Antonio, il generale di Cesare, che insieme con Cleopatra voleva prendere il potere del mondo a posto di Roma, in Egitto, Alessandria, ma viene sconfitto e allora lui viene eletto imperatore, è la prima volta che esiste un imperatore a Roma, e ordina di fare il censimento. E così realizza quello che è stato detto dell'Antico. Questi che ne sapevano della Sacra Scrittura? Però hanno realizzato quello che era stato annunciato. Questo si chiamava Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria. Era ancora Vergine, ma sposata. Ho detto altre volte che il matrimonio si faceva tra due persone che spesso manco si conoscevano, non sapevano manco chi era, però ognuno viveva a casa sua e aveva lo sposo la possibilità di andare a visitare la sposa nella casa sua, materna, paterna, e dove aveva colloqui, la guardava, la vedeva, perché in realtà non l'aveva vista mai. Dice, ma quando si è sposata? Manco. C'aveva il velo davanti, quindi si è sposata uno e dice, ma niente, ma com'è? Com'è fatta? Quindi gli ebrei da una parte sembra che non capiscono, dall'altra capiscono. Cioè, non possiamo ordinare a uno di prendere come moglie a casa sua una donna che non ha visto mai. Se dopo non gli piace, che fanno? Si ammazzano. Ecco. E allora questo è il motivo per cui avviene tutta questa storia. Giuseppe la va a visitare una volta, due, tre, alla presenza dei genitori, quindi tutto quello che dicono e fanno è controllato dai genitori di lei, e poi alla fine lui deve dire se la vuole o non la vuole, a casa. E comincia il matrimonio vero e proprio. Qui ancora non è arrivato il matrimonio vero e proprio, c'è soltanto il matrimonio fatto davanti
diciamo, alla religione, nella sinagoga, e basta. Però manca la cosa essenziale, andare a vivere insieme. Ora, mentre è in atto tutto quanto questo, Maria sta in attesa, logico che è vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe, la Vergine, e non la voglia mai Immacolata, che ne sa che significa Immacolata questo? Nell'Antico Testamento, che ne sanno? E anche Luca, ma chi glielo dice? La Vergine si chiamava Maria, entrando da lei le dice: ti saluto. Quando dico sto saluto, mi viene sempre da dire: ti saluto e sono, no, noi per canzonarlo, ti saluto e so che è diventato Ave, Ave Cesar, morituri te salutant, è diventata Ave Maria. Non c'è la parola che abbia il concetto giusto, perché che cosa gli ha detto? Caie, che significa? Sii felice, rallegrati, sii contenta, perché lei sta ancora a casa paterna, non sta con lo sposo, anche se è sposata. Allora questo angelo, la prima cosa che gli dice, rallegrati, sii felice, caire che è carito bene, che secondo me significa Immacolata, amata da Dio. O Kyrios metasu, il Signore è con te. Perché? Perché non c'è il peccato originale. Tu sei l'unica, Immacolata, se no come faceva ad essere il Signore con te? A queste parole la Chiesa non le conosce, non le sa. Allora, entrando da lei, disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. L'unica a indovinare è il Signore con te. O Kyrios metà su, o Kyrios è il Signore, metà è con, su è te, è con te. Allora lei rimane turbata, dice: ma questo che vuoi? Ma che mi sta a dire? A parte che è un'apparizione. Allora Maria dice: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. E perché l'hai trovato grazia presso Dio? Perché sei Immacolata. La ragione è questa, non c'è un'altra ragione. Ecco, tu concepirai un figlio. Sta a casa del papà e della mamma, eh? Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Di per sé il nome ai figli lo daranno il papà. In questo caso il papà non sa niente, e quindi è lei che dà il nome. Sarà grande, è chiamato figlio dell'Altissimo, cioè figlio di Dio. Il Signore gli darà il trono di Davide, eccolo. Chi è che rappresenta Davide? Maria no, perché non è di Davide, non è della tribù di Giuda. È Giuseppe della tribù di Giuda. Ecco perché Giuseppe diventa importante. Non solo perché è il custode, ma anche perché lui è della stessa tribù di Davide. Addirittura è del paese di Davide. È proprio della famiglia di Davide. È importante. Perché come Davide ha regnato su Israele, il più grande dei re, così sarà il figlio. E regnerà per sempre, questo che nascerà da te, per sempre sulla casa di Giacobbe. Sono i discendenti di uno dei figli di Giacobbe. E il suo regno non avrà fine. In realtà manca adesso. Di per sé non dovrebbe aver fine, anche se non è che appare tanto il regno di Cristo, perché lo stiamo aspettare che si manifesti in una maniera più chiara.
Allora Maria gli dice come stanno le cose, dice, ma che mi stai a dire? Ma com'è possibile? Non conosco uomo, io ancora sto a casa da papà e da mamma, come faccio a diventare madre? Lui rispose l'angelo, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo, Dio Padre Onnipotente, si manifesta sempre nell'ombra, perché se si manifestasse nella luce distruggerebbe l'uomo, quindi è per difenderlo dalla potenza di Dio. L'uomo è debole di fronte a Dio e allora c'è sempre l'ombra. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Per dargli una prova che quello che sta dicendo è vero, le dice, anche Elisabetta, tua parente, cioè della stessa tribù cui appartieni tu, perché Maria non appartiene alla tribù di Giuda, non è discendente di Davide, lei piuttosto di Aaron, della tribù di Levi. Nella sua vecchiaia, questa Elisabetta, ha concepito un figlio. Oh, mica si scherza. Quindi non è che l'ha concepito per opera dello Spirito Santo, è per opera del marito, Zaccaria, al quale l'arcangelo Gabriele si è presentato, quello là, si è presentato mentre stava facendo il suo rito nella chiesa, lì dove stava l'arca, lì stava, bruciando l'incenso. Mentre stava là, gli appare e gli dice, il Signore ha ascoltato le vostre preghiere, avrete un bambino, come avete chiesto da tanti anni, e mo sono diventati vecchi. Allora, quello era sacerdote, credeva in Dio, ma fino a un certo punto, dice, oh, ma che stai a dire? Mia moglie è vecchia cucca, è sterile da sempre, adesso è pure vecchia, e tu mi stai a raccontare che ci avrà un bambino, ma non può essere da fare. Ah sì? Non ci credi? Rimarrai muto finché non nascerà il bambino. Soltanto allora riprenderai la parola. Quindi è stato punito perché non ha creduto. Ma difatti lui torna a casa, si unisce alla vecchia Elisabetta, la quale concepisce il precursore del Signore. Quindi c'è l'intervento dell'arcangelo, ma non direttamente su di lei, sul marito. E quando l'angelo ha detto queste parole a Maria, Maria che ha fatto? Beh, prima di dire questo, finiamo la lettura. Questo è il sesto mese per lei, quindi fra poco nasce. Che tutti dicevano sterile, perché nulla è impossibile a Dio. Quindi è possibile che tu abbia un figlio senza unirti a tuo marito. Non dubitare. Ma Maria non ha dubitato. Voleva solo spiegazione. E quindi Giovanni Battista nasce da una vecchia cucca che non poteva avere un figlio assolutamente. E lei, che è giovanetta ancora, ha un figlio non per opera del marito, ma per opera dello Spirito Santo. Tutti e due nascono in una maniera miracolosa. Perché? Perché non sono uomini comuni, hanno una missione da compiere. E in fondo è sottinteso qui una cosa. Cioè, vada ad aiutare. Infatti Maria fa il bagaglio e se ne va. Non lo poteva fare, ho spiegato. Era proibito per lei uscire di casa, perché era sposata, non era andata a vivere col marito,
e il padre doveva sempre vigilare sulla figlia per poterla consegnare vergine al marito, perché se non l'avesse fatto addirittura poteva essere punito dalla sinagoga perché non aveva custodito la figlia, che era sposata ad uno e facevano dei figli dall'altra parte. Ma come è stato? Maria invece fa bagaglio perché se ne va lontano, stava a Israele, a Nazareth, scende giù e va da Elisabetta. Non appena loro arrivano, cioè loro perché c'è sta il bambino dentro, non appena arrivano, il bambino che sta nel seno di Elisabetta si scuote, si agita, è felice e illumina la mente della madre, tanto che la mamma dice: ma come mai la madre del mio Signore viene a me? Cosa? Non appena il mio bambino ha sentito la tua voce, è gioito, pieno di felicità nel mio seno, e mi ha comunicato quello che te sto dicendo. Ti ringrazio perché sei venuta. Tu, benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. E così vanno a santificare il Battista. Ecco perché Giovanni Battista è grande, è più grande degli apostoli, è quello che io dico sempre, ma mi pare che la Chiesa non lo capisce. Per cui una frase che dice il Battista vale più di tutto un Vangelo, scritto non so da Matteo, perché il Battista conosce Gesù, è il precursore. Matteo no. Matteo racconta quello che Gesù diceva quando predicava. Ma non è che conosce Gesù. Infatti qual è la frase del Battista che conosciamo? La frasetta: ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Questa è una frase che vale tutto un Vangelo e che gli evangelisti non hanno capito, eccetto Giovanni, l'altro Giovanni, che ha capito benissimo questa frase, e credo manco i preti di oggi capiscono bene che significa: ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Che significa? Non che diventa peccatore, ma che prende su di sé l'effetto del peccato, la morte. Però la morte non la prende morendo, ma perché lui volontariamente entra nel regno della morte senza morire. Per cui io devo sempre leggere che Gesù è morto e risorto. Morto, ma che è morto? Non è morto. Qui non stiamo a combattere con i morti, stiamo a combattere con chi gli dà la vita, non col morto. Deve combattere contro la morte, la deve vincere, trasformando il proprio corpo in pane di vita. Perché se non fa questo, non ha fatto niente. Ma che significa niente? Niente, che siamo aperti dentro. Ma chi ce lo fa fare? Vado a zappare, è meglio, è più redditizio. E invece proprio qua, è questo che bisogna capire, che Gesù non è morto. E invece continuamente che Gesù è morto, è una canzone che nasce. Mi è arrivata qua, qualche volta vomito a forza di dirla. È entrato nel regno della morte per combattere contro la morte e vincerla con il suo corpo, senza anima e senza spirito, che ha consegnato al Padre, in maniera tale che quando celebriamo l'Eucaristia il corpo del Signore è quello, è il corpo che hanno sepolto e che tutti credevano morto. Non era morto, ti stava a dare la vita. E questo a me
mi fa venire i nervi proprio, ma lavora come mi fa venire. Io mi dovrei mangiare morto, ma mangiatelo tu il morto. Io mi mangio chi mi dà la vita. Comunque, ci vuole pazienza. Allora a me queste feste mi danno fastidio, nel senso che devo leggere tutte cose che non mi vanno bene. Allora, anche Elisabetta, da parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio. E questo è il sesto mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse, eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Lo Spirito Santo la fa diventare madre del Figlio di Dio. Questa è l'Annunciazione. Allora la Chiesa ha fatto il conto, 9 mesi dopo, il 25 dicembre, e lo fa nascere il 25 dicembre, perché, ma chi ce l'ha detto che è nato il 25 dicembre? È sto punto che hanno fatto. Annunciazione, nascita di Gesù. Quindi è una cosa miracolosa anche questa. Adesso salgo sull'altare, no, però devo, mi pare che devo dire pure il credo. La festa è così grande che bisogna dire anche il credo, in piedi. Credo in un solo Dio. E di nuovo nel campo di Dio.